Cari amici, buongiorno a tutti. Anche oggi vi parleremo di cappe e dei criteri da seguire per acquistare una nuova cappa. La prima cosa da valutare è la misura del vostro piano cottura. Quindi la cappa deve essere almeno della stessa misura del piano cottura o anche un po' più grande. La seconda cosa da valutare è se voi avete lo scarico nella canna fumaria o uno scarico tramite un tubo esterno, uno scarico esterno. Quindi se avete una canna fumaria o un buco all'esterno, sarà bene acquistare una cappa di tipo aspirante, in modo che la cappa aspira e scarica i fumi all'esterno. Oppure se non avete questa possibilità, allora a voi serve una cappa filtrante, la quale avrà bisogno all'interno, oltre ai filtri esterni, quelli antigrasso, anche del filtro interno di carbone antiodore. Un'altra cosa molto importante da valutare è l'aspirazione della cappa. Qui bisogna seguire una certa regola, quindi bisogna calcolare la cubatura della vostra cucina e moltiplicarla per 10. Quindi se voi avete una cucina di 40 metri cubi, dovete moltiplicare per 10, quindi vorrà dire che la vostra cappa dovrà avere un'aspirazione minima di 400 metri cubi orari. Poi, se è leggermente superiore, ancora meglio. Questi sono in pratica i criteri fondamentali per l'acquisto di una nuova cappa. Poi c'è il discorso dei materiali, ma quella è soltanto una questione estetica di abbinamento al vostro arredamento e di vostro gusto. Quindi, per oggi abbiamo parlato in pratica come acquistare una cappa. Tanti saluti a tutti e ci vediamo al prossimo filmato. Grazie.